tutti! Io sono Payson. E io sono Brianna. Siamo felicissimi di darvi il benvenuto al primissimo Da Amico ad Amico, un evento solo per bambini. Sì, ci divertiremo cantando insieme, visitando altre parti del mondo e facendo attività divertenti. Giocheremo persino con i sassi. Potremo anche ascoltare l'anziano Ulises Soares, del Quorum dei 12 Apostoli, la presidentessa generale della primaria e il profeta, il presidente Russell M. Nelson. Noi due proveremo a farvi da guida. Per iniziare, il nostro amico Grant dirà la preghiera d'apertura. Caro Padre Celeste, siamo grati per questa giornata. Per favore, porta lo Spirito qui oggi e fa che molti lo sentano. E benedicici, perché possiamo sapere che quello che ascoltiamo è vero. Benedicici, perché possiamo divertirci e imparare molto con le attività che faremo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Grant. La musica è un modo bellissimo per imparare il Vangelo di Gesù Cristo. E noi adoriamo le attività musicali. Inizieremo con un inno e vogliamo che voi cantiate insieme a noi. L'inno è "Sono un figlio di Dio". Mentre guardate e cantate con noi, quanti bambini diversi vedete? Sono un figlio di Dio. C'è questo inno. Quindi, quanti bambini hai visto, Payson? Ho perso il conto a 27, ma posso sempre riguardarlo. Questo inno ha un messaggio importante. Dato che siamo figli di Dio, non siamo mai soli, anche quando ci sembra di esserlo. Il Padre Celeste ci ama e ci protegge. Sì, e pregando possiamo rivolgerci a Dio quando le cose vanno bene e quando vanno male. Leggiamo un versetto sulla preghiera. Benissimo. Se volete mettete in pausa il video, prendete le scritture e leggete con noi. È in Dottrina e Alleanze, sezione 19, versetto 38. Eccolo. Prega sempre, e io riverserò il mio spirito su di te, e grande sarà la tua benedizione. Sì, più grande che se tu ottenessi i tesori della terra. Mi piace. Sono contenta di poter pregare ogni giorno e avere con me lo Spirito Santo. Anche Gesù pregava il Padre Celeste. Guardiamo un video che ne parla. Prima che la terra fosse creata, vivevamo tutti in cielo con i nostri genitori celesti. Il nostro fratello maggiore, Gesù. Eravamo felici,
e ci volevamo molto bene. Un giorno il Padre Celeste ci disse che avrebbe creato una terra su cui avremmo vissuto. Sapeva che mentre saremmo stati sulla terra, a volte non avremmo obbedito ai suoi comandamenti. Avremmo avuto bisogno di un Salvatore per aiutarci a tornare a casa da Lui. Il Padre Celeste scelse Gesù come nostro Salvatore. Quando venne sulla terra, Gesù ci mostrò il modo giusto in cui vivere. Aiutò le persone. Insegnò loro ad amarsi reciprocamente. E insegnò che dobbiamo parlare con il Padre Celeste attraverso la preghiera. Possiamo ringraziare Dio per quello che abbiamo. Possiamo chiedergli le cose di cui abbiamo bisogno. Possiamo pregare per perdonare gli altri. Possiamo chiedere a Dio di perdonarci. Possiamo pregare per fare le scelte giuste. Posso essere come Gesù. Posso pregare il Padre Celeste ogni giorno. Bene! Ora è il momento della nostra prima attività. Impareremo di più sulla preghiera, disegnando insieme. Per questa attività vi servono un foglio e qualcosa con cui disegnare. Se potete, prendete un foglio. E andiamo nella stanza dei lavoretti. Venite con noi! Eccola qui! Non è bellissima? Ok, siete pronti a disegnare? Adesso ci faremo aiutare da Adley e dal suo papà, Rob. Ciao Brianna! Ciao Payson! Benvenuti all'evento da amico ad amico! Siamo contenti che siate qui! A voi la parola! Anche noi siamo felici di essere qui. Speriamo che siate emozionati e che disegnerete con noi. Hai il materiale per disegnare? Sì. Noi useremo i pennarelli, ma voi potete usare quello che avete in casa. Vi servirà anche... un foglio e qualcosa per colorare. Bene, pronti a iniziare? Sì. Disegneremo un bambino che prega e lo faremo in modo semplice. Useremo le forme. Prima disegniamo un cerchio per fare la testa del bambino. Iniziamo qui sopra, in alto nel nostro foglio, e disegniamo un grande cerchio. È grandissimo. Sì, ma non è troppo grande, vero? Brava! Continua! Ce l'hai fatta! Adesso disegniamo il corpo. Disegniamo due linee che partono dal cerchio. Ne disegniamo una così e una che scende qua. Bene! Adesso colleghiamo le due linee qua sotto. Poi possiamo disegnare la maglietta. Disegniamo una piccola linea orizzontale in fondo alla forma. E poi disegniamo i piedi che escono da dietro. Facciamo una piccola linea curva che esce e rientra. Poi facciamo un'altra linea per l'altro piede. Perché è in ginocchio. Sì, è in ginocchio. Bene, ora disegniamo le mani. E lo faremo andando in su, poi curviamo... e poi di nuovo in giù. E possiamo disegnare anche le maniche. E facciamo un'altra linea, come abbiamo fatto per i piedi, ma stavolta per le braccia e le mani. E poi disegniamo una linea per la manica. Brava! Ora dobbiamo disegnare la faccia. Disegniamo un naso, qui. Facendo una piccola linea curva. Un bel nasino. Ora gli occhi e faremo una piccola linea, così. Perché gli occhi sono chiusi. Sì, puoi anche mettere le ciglia. Vuoi disegnare una bambina? Sì. Io faccio un bambino. È proprio carina. Grazie. Ora disegniamo un piccolo sorriso, perché quando prego mi sento sempre bene. Anch'io. Possiamo anche fare una fossetta. Adesso disegniamo l'orecchio. Facciamo una linea che assomiglia a un cerchio, ma che non si chiude. Facciamo anche una piccola linea dentro l'orecchio. Perfetto. Adesso disegniamo i capelli. E qua ci divertiamo, perché tu puoi farli come vuoi. Puoi aggiungere capelli... capelli arruffati. Capelli arruffati, sì. Magari ti sei appena svegliata al mattino e i tuoi capelli sono un po' arruffati. Sì. Puoi anche disegnare i capelli lisci, i capelli ricci. Io disegnerò... capelli lunghi. Oh, sì, puoi fare i capelli lunghi o corti. Disegno delle linee curve come queste.
e farò i capelli ricci. Sulla tua vuoi disegnare i capelli lisci? Così è diversa. Brava. Poi possiamo disegnare altre linee qua, dietro all'orecchio, e unirle dietro la testa. Perfetto. Allora, visto che la mia linea è uscita dal cerchio, disegno una piccola cresta qui davanti. Vuoi aggiungere altri dettagli ai tuoi capelli? Sì, disegnerò una coda di cavallo. Oh, perfetto. O uno chignon. O uno chignon. Sì, sarebbe bello. Oh, mi piace. È proprio carino. Potresti anche aggiungere un bel fiorellino nei capelli. Oh, sì. Un fiore grande. Mi piace. Potete aggiungere altri dettagli al vostro disegno, come uno sfondo. Cosa potrebbero aggiungere? Il loro letto? Oh, sì. Se pregate nella vostra stanza, magari la mattina o la sera, potrebbe esserci una finestra con il sole. O con la luna. O la luna, se preghi la sera. Già. Che bello, i nostri due disegni sono un po' diversi. Sì, non devono essere proprio uguali. No, infatti, dovremmo fermarci un attimo e vedere come va con Brianna e Payson. Sì, come stanno venendo i vostri disegni? Ecco il mio! Ed ecco il mio! È molto divertente! Wow, i vostri disegni stanno venendo benissimo! Siete stati bravissimi! Veramente! Bene, continuiamo il disegno. E il prossimo passo è... colorarlo? Sì, noi usiamo i pennarelli per colorarlo, ma voi potete usare quello che avete a casa, come pastelli, o potete persino usare la tempera. O matite colorate. O matite colorate, andrebbe benissimo. Ora puoi colorare il tuo disegno come vuoi. Io faccio i capelli marrone scuro. E tu, che colore usi per i capelli? Giallo. Giallo. Per il biondo. Bellissimo. Hadley, batti il 5. Sei stata bravissima a fare la tua bella bambina che prega. Mi piace anche il tuo. Oh, grazie. Abbiamo accelerato quella parte. Ma ricordatevi che potete prendervi più tempo per colorare il disegno. Potete fare anche un bello sfondo. Speriamo che vi siete divertiti con noi. Sì, e sono sicuro che il vostro disegno è venuto perfetto. Ci vediamo più tardi. Ciao. È stato bello. Grazie di averci aiutato a imparare a disegnare, Rob e Hadley. Lo metterò vicino al letto per ricordarmi di pregare ogni giorno. Ora incontriamo un amico che ha pregato per ricevere aiuto. Vivi a Tahiti! Forza, andiamo! Bene, troviamo Tahiti. Ecco, è in mezzo all'Oceano Pacifico. Scommetto che fa molto caldo lì. Non so se abbiamo i vestiti giusti. Cambio di abiti, Payson! Manca qualcosa. Oh, sì! Ora va meglio. Ora siamo pronti. Ciao, Rahi! Bonjour, benvenuti a Tahiti. È bello vederti. La tua isola è bellissima. Va bene se raccontiamo la tua storia? Sì, sì, fate pure. Pronti, via! A Rahi piace andare a trovare sua nonna Mami. Mentre lì può giocare sulla spiaggia e pescare nella laguna. Mangia mango e banane direttamente dagli alberi. Alcuni anni fa ha conosciuto Kali e Mia, degli amici di Mami. Ogni mattina Rahi e Mami leggevano il libro di Mormon insieme. Kali e Mia hanno iniziato a unirsi a loro. Rahi ha aiutato a spiegare i versetti in modo che fossero semplici da comprendere. Kali era colpito dalla conoscenza che Rahi aveva delle scritture. A Rahi piaceva aiutare Kali a pescare. Un giorno Rahi ha detto: preghiamo di essere al sicuro e pescare tanti pesci. Quel giorno Kali ha pescato più pesci di quanto avesse mai fatto prima. Kali ha deciso di pregare sempre prima di andare a pescare. Rahi si stava preparando per essere battezzato. Mi ha parlato con Kali. Poi i missionari sono venuti e hanno insegnato a Kali e a Mia altre cose sul Vangelo. Quando Kali e Mia si sono battezzati, Rahi era presente. Era molto felice che Kali e Mia volessero seguire l'esempio di Gesù. Lo scorso dicembre, Kali e Mia sono stati suggellati nel Tempio di Tahiti e Rahi è andato a festeggiare con loro.
L'esempio di Rahi mostra a tutti noi quello che possiamo fare per fare amicizia e per aiutare gli altri a conoscere il Salvatore. Rahi, che bella esperienza! Sì, davvero! La prossima volta credo che dovremo volare fino a Tahiti e stare con te in spiaggia, di persona. Che ne dici? Sì, certo. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao! Che bello che Rahi ha pregato per ricevere aiuto a pescare. E mi piace come ha aiutato il suo amico a conoscere Gesù. Possiamo farlo anche noi. Possiamo pregare quando ci serve aiuto e parlare di Gesù ai nostri amici. A chi potreste parlare di Gesù? Scrivete il loro nome e chiedete aiuto al Padre Celeste. Sulla rivista L'Amico c'è altro su Rahi. C'è anche uno spazio dove potete scrivere il nome di una persona a cui volete parlare di Gesù. Date un'occhiata. Bene, è stato divertente, ma è meglio che torniamo. Cambio di abiti. Allora, siete pronti per un altro inno? Cantiamo Con Gesù Camminerò. Potete cantare con noi. Jesus walked in wisdom, Jesus grew in truth. He showed love to God and man well in his youth. Jesus wants to guide me, Jesus shows the way, calling me to come and walk with him each day. As I walk with Jesus, è stato bellissimo! Grazie ai cantanti David e Sofia. E grazie Nora per aver suonato il piano. Mi piace il messaggio dell'inno. Un modo per camminare con Gesù è facendo delle promesse al Padre Celeste, come quelle che facciamo al battesimo. Alcuni di voi sono già battezzati e alcuni lo saranno presto. Io mi battezzo quest'anno! Sono così emozionata! Parliamo del battesimo del Salvatore. Giovanni Battista era un grande profeta, insegnava le persone a pentirsi e le battezzava. Un giorno Giovanni stava battezzando delle persone nel fiume Giordano. Gesù arrivò e chiese a Giovanni di battezzarlo. Giovanni sapeva che Gesù non aveva peccati, quindi
perché Gesù voleva essere battezzato? Gesù disse che doveva obbedire a tutti i comandamenti. Essere battezzati è un comandamento. Dopo che Giovanni battezzò Gesù, venne una colomba per dimostrare che lo Spirito Santo era lì. La voce del Padre Celeste venne dal cielo, dicendo: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Possiamo obbedire ai comandamenti e scegliere di essere battezzati, come Gesù. Poi possiamo essere confermati e ricevere il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo può essere sempre con me, può guidarmi, confortarmi e aiutarmi a seguire Gesù ogni giorno». Bene, non vedo l'ora della prossima parte. I nostri inviati sul campo, Thomas e Abby, incontreranno un ospite davvero speciale. A voi la parola! Grazie ragazzi! Siamo nella sede centrale della chiesa. Incontreremo l'anziano Ulises Soares, del Quorum dei 12 Apostoli. Gli chiederemo di parlarci delle promesse che facciamo al battesimo. Dai Abby, andiamo! Ok! Ciao Abby e Thomas! Entrate! E sedetevi pure nel mio ufficio. Ok. Grazie di essere venuti. È bello vedervi. E grazie di indossare le mascherine. Dato che siamo abbastanza distanti, possiamo toglierle, così possiamo sentirci meglio. Cosa dite? Bene. Ottimo. Dunque, cosa vi porta nel mio ufficio oggi? Come saprà, stiamo facendo una trasmissione per i bambini della chiesa e vogliamo farle una domanda. Benissimo, continuate. Stiamo parlando del battesimo. Sappiamo, quando siamo battezzati, facciamo delle promesse o alleanze con Dio. Alcuni di noi sono già stati battezzati e alcuni lo saranno presto. Quale consigli ha per noi su come mantenere queste promesse? Beh, mi piacerebbe molto rispondere a questa domanda, con una storia di quando avevo 11 anni. Infatti, ho un piccolo amico che mi può aiutare. Giovane Ulises, ci sei? Salve, anziano Soares! Bambini, questo sono io quando avevo 11 anni. Ulises, di ciao ai miei nuovi amici, Thomas e Abby. Ciao, ragazzi! Ciao, Ulises! Ehi, Ulises, mi aiuti a raccontare una storia? È di nuovo la storia dei soldi? Proprio quella. Cominciamo. Quando, come voi, andavo in primaria, il mio caro vescovo mi chiamò per parlare con lui nel suo ufficio. Mi parlò del mantenere le promesse che avevo fatto al Padre Celeste, al mio battesimo, un paio di anni prima. Mi parlò anche dell'importanza di obbedire ai comandamenti ed essere sempre onesto con Dio e con gli altri. Poi mi guardò negli occhi e disse: «Ulises, se farai le cose di cui abbiamo appena parlato, sarai benedetto nella vita e sarai più preparato per svolgere una missione un giorno». Ero sorpreso perché avevo solo 11 anni, ma da quel momento ho sempre ricordato le parole del mio vescovo. Un giorno ho avuto un problema. La mamma mi aveva dato dei soldi e mi aveva chiesto di andare in un negozio vicino a casa per comprare della frutta. Tornando a casa, ho guardato i soldi che avevo in mano. Mi sono accorto di avere più soldi di quanti non ne avessi all'inizio. La signora anziana del negozio aveva fatto un errore e mi aveva dato il resto sbagliato. Mentre curioso contavo i soldi, Satana cercava di convincermi che potevo tenerli per me. Ho pensato: posso dare il resto giusto alla mamma e posso tenere i soldi in più da spendere come voglio. Poi mi sono ricordato quello che mi aveva insegnato il vescovo. Sapevo che per rispettare le mie alleanze battesimali dovevo essere onesto. Quando ho avuto questo pensiero, ho sentito lo Spirito Santo. Così sono tornato al negozio e ho restituito i soldi alla signora anziana dietro al banco. Quel giorno, mentre tornavo a casa, ho provato una bella sensazione nel cuore. Sapevo che stavo obbedendo ai comandamenti del Padre Celeste. Scegliere il giusto in quel momento mi ha dato la forza di fare tantissime altre scelte giuste.
e di mantenere le promesse fatte al mio Padre Celeste. Bene, Thomas e Abby, bambini e bambine di tutto il mondo, sì, anche tu, Ulysses. Per favore, ricordatevi sempre delle alleanze che fate al battesimo. Avete promesso di obbedire ai comandamenti, di ricordarvi di Gesù Cristo e di prendere il suo nome su di voi. E avrete sempre lo Spirito Santo ad aiutarvi. Preparatevi per vivere una vita onesta. Il Padre Celeste vi darà tutte le benedizioni che vi servono. Bene, questo risponde alla vostra domanda, Abby e Thomas? Sì, di sicuro, grazie. È stato bellissimo. Oh, sono contento. Grazie di essere venuti. Bene, ciao, Ulysses. E ciao a voi. Grazie tanto. Vi accompagno alla porta. Venite. Forte, vero? Sì, è stato bellissimo conoscere l'anziano Suarez e anche il giovane Ulysses. Hai ragione! La linea a voi, Payson e Brianna. Grazie, Abby e Thomas. Voglio davvero mantenere le mie promesse a Dio come ha fatto l'anziano Suarez. Anch'io. Un altro modo per mantenere le promesse a Dio è servendo gli altri. Giusto! Guardiamo un video su come Gesù serviva le persone quando era sulla terra. Un giorno Gesù salì su una barca, chiese ai pescatori di portarla al largo, stette in piedi sulla barca e insegnò alla moltitudine che era a riva. Poi Gesù disse a un pescatore di nome Pietro di gettare le reti nell'acqua. Pietro disse che non aveva preso nessun pesce in tutta la giornata, ma che avrebbe riprovato. Questa volta Pietro prese abbastanza pesci da riempire due barche. Gesù chiese ai pescatori di lasciare le loro barche e di seguirlo. Voleva che fossero suoi discepoli. Lo ascoltavano mentre insegnava del Padre Celeste. Lo guardavano guarire i malati e mostrare amore agli altri. Dopo la sua morte, fecero ciò che gli avevano visto fare. Insegnarono, guarirono e amarono. Posso insegnare agli altri riguardo a Gesù tramite ciò che dico e faccio. Posso guarire i sentimenti feriti delle persone con la gentilezza. Posso contribuire alla cura dei malati e dei poveri. Mostrerò amore come fece Gesù. Servire come fece Gesù mi fa sempre sentire bene. Anche a me. Cominciamo la prossima attività, che ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato. Durante l'attività, pensate dei modi per servire gli altri. La nostra amica Patty ci aiuterà. Credo che vi piacerà molto, Patty. Torniamo alla stanza dei lavoretti. Ciao, Patty! Ciao, Patty! Ciao, Payson e Brianna! Sappiamo che è un'attività divertente per noi. Racconteremo delle storie con i sassi. Sembra divertente. Cerco sassi che raccontino le storie di Gesù. Lui ha creato tantissimi sassi. Ce ne sono per tutti. Conoscete la storia del Natale, quando è nato Gesù? Vi ricordate di quando Gesù è arrivato a Gerusalemme su un asino? Le persone lo hanno accolto come il loro salvatore e re. Poi ha pregato nel giardino, prendendo su di sé tutte le pene e le sofferenze, così noi possiamo superarle. Ha dato spontaneamente la sua vita sulla croce per soccorrerci e portarci a casa. Poi Gesù è risorto e grazie a lui tutti vivremo di nuovo. Gesù ama i bambini. Riuscite a immaginare come sarebbe poterla abbracciare? Ma è bellissimo! Grazie! Allora adesso creiamo con i sassi. Siete pronti? Pronti! Si può creare praticamente qualsiasi figura con sassi di due forme. Sassi lunghi e sassi tondi. Creiamo una persona, usando il sasso lungo per il corpo e quello tondo per la testa. Mi piace usare sassi curvi, perché esprimono emozione. Raccontiamo la storia della Bibbia, del papà che corre da Gesù perché la figlia è malata. Quando sono tornati a casa, la figlia era morta, ma il Salvatore riuscì a riportarla in vita. Raffiguriamo questa storia. Prendete il sasso più lungo per fare il letto. Poi prendete un sasso lungo per fare la figlia e fatela sdraiare sul letto. Usate un sasso tondo per la testa. Potete anche mettere un cuscino. Eccola qui. Ora facciamo Gesù. Prendete un sasso lungo per creare il Salvatore. Se volete, potete anche usare un sasso curvo e poi un sasso tondo per la testa.
Magari aggiungiamo le gambe. Così potete raffigurarlo in piedi. Qui lo rappresentiamo inginocchiato. Ora gli aggiungiamo un braccio che si estende verso la bambina. Ed ecco la mia parte preferita, quando Gesù dice: «Alzati, piccolina!» E lei lo fa e vive di nuovo. Com'è andata? Brianna, ci faresti vedere il tuo lavoro? Questo è Gesù e questa è la bambina che viene guarita. Meraviglioso. Bello, vero? Payson, ci faresti vedere il tuo? Sì, questo è Gesù con la mano tesa, perché sta cercando di guarirla. Poi la sua testa si alza dal cuscino ed è guarita. I vostri lavori sono bellissimi. Sarebbero dei regali speciali per qualcuno a cui volete bene. Ogni volta che uscite, cercate sassi lunghi e tondi da aggiungere alla vostra collezione. Chiedete ai vostri familiari di aiutarvi a cercarli. E presto avrete abbastanza sassi da raccontare molte storie. Ricordate, persino i sassi possono testimoniare di Gesù se li aiutiamo. Wow, Patty! Bellissimo, grazie! Prego. Anche voi potete farlo. Trovate dei sassi e create la vostra immagine. Eccone alcune fatte da altri bambini. Sono bellissime. Non vedo l'ora di fare la mia. Ora è il momento del nostro prossimo ospite. È la sorella Jody Jones, presidentessa generale della primaria. Credi sia già arrivata? Sbrighiamoci! Ciao, ciao Patty! Ciao! Salve, sorella Jones! È venuto davvero! Ciao, Brianna e Payson! State facendo un ottimo lavoro come presentatori. Grazie, sorella Jones. Abbiamo parlato molto di seguire Gesù e di servire gli altri. C'è qualcosa che vorrebbe aggiungere? Sì. Grazie, Payson. Bambini e bambine, sono molto felice di essere qui. Prima di tutto, voglio che sappiate quanto il Padre Celeste vi ama. Siete molto speciali per Lui. E ciascuno di voi ha il potere di fare la differenza. Visto che stiamo parlando del servizio, spero che conosciate l'invito Mani che aiutano, esteso sulla rivista L'Amico di gennaio. Bambini, potete essere le mani che aiutano in tutto il mondo. Durante quest'anno, controllate la rivista L'Amico per qualche idea in più su come aiutare gli altri come faceva Gesù. Voglio solo fare alcuni esempi di bambini e bambine che stanno servendo in tutto il mondo. Primo, voglio parlare di Shiloh delle Filippine. Lui aiuta i nuovi amici per fare sentire tutti inclusi. Nelle Samoa americane, Eta e sua sorella Talai condividono cibo con gli altri. Sophie, in Norvegia, ha aiutato a ripulire le spiagge vicino alla casa di sua nonna. Nathan, della Repubblica del Congo, aiuta i suoi fratellini a imparare a leggere. In Uruguay, Magali aiuta la mamma e il papà nella fattoria. Eleanor, degli Stati Uniti, ha aiutato i suoi vicini dopo un uragano. Porter e Connor, in Polonia, hanno aiutato a fare foto di lapidi per aiutare le persone con la storia familiare. Victoria, negli Emirati Arabi Uniti, ha mostrato un video in cui, insieme a sua sorella, canta «Sono un figlio di Dio» per fare coraggio a insegnanti e compagni di classe durante la pandemia. E questa è Stella del Ghana. Ha solo 11 anni, ma ha deciso di iniziare a fare visita alla sua vicina anziana e aiutarla in casa. Tutti questi bambini di cui abbiamo parlato stanno servendo come faceva il Salvatore. E so che potete farlo anche voi. Vi invito a cercare una persona che ha bisogno di aiuto. Poi dite una preghiera e fate un piano per servirla. Il Padre Celeste vi aiuterà strada facendo. Grazie ancora, Brianna e Payson. Grazie, sorella Jones. Grazie, sorella Jones. Ciao, a presto. Ora, bambini e bambine, per favore ricordatevi quanto vi vogliamo bene. E quanto il Padre Celeste vi ama. Non vediamo l'ora di rivedervi tutti presto in primaria. E sapete una cosa? Ho visto la magia di questa stanza. Penso che la proverò.
mi piacerebbe andare a Tahiti. Mi sono piaciute queste storie da tutto il mondo. Potete conoscere meglio Steda nella rivista L'Amico. Troverete anche l'invito della sorella Jones. Inizierò a farlo subito. Bene, la trasmissione sta per finire. Peccato, è passata troppo in fretta. Ed è stato molto divertente stare con voi. Prima di lasciarvi, guarderemo un ultimo messaggio di un ospite molto speciale. Indovinate chi è? Scommetto che ce la fate. È il presidente Russell M. Nelson. Dopo averlo ascoltato, chiuderemo con l'inno Vorrò imitar Gesù. Poi Scarlett dirà la preghiera di chiusura. Ok, è ora di guardare il presidente Nelson. Miei cari giovani amici, vi voglio bene. Quando vi vedo, penso ai miei pronipoti. Sapevate che nella mia famiglia abbiamo più di 100 pronipoti sotto i 12 anni? Sono brillanti e molto preziosi, proprio come voi. Spero che vi sia piaciuto questo evento speciale. È stato preparato solo per voi. La musica, le storie, i video e le attività sono stati tutti bellissimi. Abbiamo imparato delle cose importanti oggi, vero? Ci è stato ricordato che ciascuno di noi è un beniamato figlio di Dio. Per favore, ricordatevelo. Se non dimenticherete mai questa pura verità, potrete affrontare tutti i problemi con fede e coraggio. Mi è piaciuto anche quello che è stato detto oggi su Gesù. So che il modo per trovare la gioia vera nella vita è camminare sempre sul suo sentiero dell'alleanza. Alcuni di voi sono già stati battezzati e confermati. Questo significa che avete promesso di seguire il Signore e Lui manderà il suo Spirito per guidarvi. Pensate solo alla luce e all'amore che potete portare nel mondo come discepoli fedeli di Gesù Cristo. Ora potreste pensare che, dato che siete piccoli, non potete fare grandi cose. Forse pensate che l'opera del Padre Celeste sia solo per gli adulti. Ma voglio che sappiate che il Padre Celeste non la pensa così. Le sue vie sono molto diverse dalle nostre. Egli ha detto: mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. Il Signore può usare voi, sì, ciascuno di voi, per compiere la sua opera meravigliosa e importante. Perciò, quali sono alcune cose piccole e semplici che potete fare per fare una grande differenza nel mondo? Potete aiutare una persona bisognosa. Potete imparare gli insegnamenti di Gesù Cristo e seguirli. Potete condividere quello che sapete del Salvatore. Potete obbedire ai Suoi comandamenti e prepararvi ora per andare al Tempio ed essere battezzati per i vostri antenati. Quando fate queste cose, state aiutando il Padre Celeste a radunare i Suoi figli per riportarli a Lui. Miei cari giovani amici, sono molto fiero di ciascuno di voi. So che il Padre Celeste veglia su di voi. Vi ama moltissimo. E anche io vi amo. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Farai e dirò, avanti.
Padre Celeste, ti ringraziamo per questa giornata. Ti ringraziamo di aver avuto questa trasmissione per i bambini della primaria e ti ringraziamo per lo spirito che era presente. Per favore, benedicici perché possiamo avere lo spirito nella nostra vita ed essere forti e retti mentre seguiamo il Salvatore e il Profeta. Dico queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Aspetta un attimo, questa non è Tahiti!